risposta a questo nuovo momento di confronto, di dibattito che la scuola di regione ha voluto organizzare per questa sera, per ritrovarci attorno a un tema che è il tema centrale dell'agenda politica di questi giorni, ma in una chiave che crediamo, senza eccessive ambizioni e pretese, originale. Questa non è una manifestazione di propaganda, come tante legittimamente se ne fanno, ma è proprio un volersi ritrovare per ragionare sulle motivazioni che ci portano a vivere questa stagione nuova, complessa, a volte anche disarmante, della democrazia italiana, che però avere anche un segnale positivo, un segnale fortunato, che è questa strada delle primarie. Io ricordo che come Fondazione Europa Prossima, che è sorella e in parte anche madre, è prossima alla scuola di regione, noi già nel 2005, ricordo che organizzammo un'iniziativa simile a questa, quando parlammo delle primarie dell'Unione, e all'epoca si profilavano i nomi di Prodi, insomma era una stagione tutta in divenire. Fu un bel momento, io credo che questa sera riusciremo a fare anche di meglio e la vostra partecipazione ce lo dice. Do subito la parola a Gianluca Fusilli per la sua introduzione, grazie. Credo sia questo il microfono da utilizzare e credo che rimaniamo seduti, perché se chi ha introdotto il dibattito è rimasto seduto, lo facciamo anche noi. Nella traccia di Marco Presutti anch'io, cari amiche e cari amici, se mi consentite, pur riconoscendo il valore culturale, non politico di parte, come Marco ben diceva nella sua iniziale produzione, anche cari amici democratici e cari amiche democratiche, anche se, no, che se so che la presenza è variegata, un ringraziamento anche da parte mia e credo a nome anche degli altri organizzatori per aver accolto l'invito a partecipare a questa occasione di incontro e approfondimento che ci è consentita questa sera a Pescara dalla speciale presenza del professor Bonini. Io non credo sia superfluo in un momento come questo, anche della vita politica, risottolineare come la vostra partecipazione testimonia che nella nostra città, nella nostra comunità è viva la voglia di partecipazione democratica e anche viva la consapevolezza di quanto il momento che viviamo sia importante per il futuro stesso del Paese. Ci siamo dati tempi europei, considerato che molti devono intervenire, e allora io provo a dare qualche contributo tentativamente per introdurre il tema della discussione di questa sera. Ci siamo convocati, ci siamo riuniti per approfondire, per capire meglio il significato, ma anche per sottolineare l'importanza della occasione di partecipazione alle prossime elezioni primarie, e cerco di non sbagliare la data questa sera come ho fatto l'altra con il segretario Bersani, del 25 novembre, e quindi domenica prossima, elezioni primarie del centro-sinistra, nelle quali avremo la possibilità della libera e noi speriamo anche consapevole scelta del nostro candidato premier alla guida del Paese alle prossime elezioni politiche. Se volessimo sintetizzare in sintesi, cari amici e cari amiche, gli elementi tra quelli più incisivi che caratterizzano questo momento della vita della nostra pur giovane democrazia, io credo che saremmo tutti d'accordo nell'individuarne due. Il primo di questi elementi è certamente la crisi economica in atto, una crisi economica evidente, una crisi economica percepita, tanto è che, lo abbiamo detto anche altre volte, la nostra, dal secolo scorso, è la prima generazione che coltiva il fondato timore che il futuro dei propri figli possa essere peggiore del presente dei padri. Come ha ben detto il professor Bonini in una sua riflessione che mi è capitato questa settimana di approfondire su internet, una crisi economica, quella attuale, che per molti versi non è dissimile da quella che ha caratterizzato nel secolo scorso la fase successiva all'affermazione della società di massa, è una crisi che ora come allora si è trasformata da economica e si trasforma da economica in crisi sociale e in crisi culturale, perché vedete, gli ultimi 20 anni di berlusconismo uniti alla crisi economica rischiano di minare anche i valori fondanti della nostra comunità. Solidarietà, sussidiarietà orizzontale e verticale, tensione per una maggiore uguaglianza e giustizia sociale,
coesione civica nazionale del paese sono sempre più insidiate dall'individualismo, dalla beatificazione del liberismo, dall'evocazione del mercato come soluzione salvifica di tutti i problemi, quasi una nuova scuola di Chicago, e soprattutto dalla ricchezza ostentata come elemento determinante per l'esistenza sociale, per il prestigio sociale delle persone. E sempre ora come allora questa crisi economica si trasforma anche in crisi politica, in crisi del rapporto tra i cittadini e le istituzioni, del rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati. E sempre riprendendo, se l'ho compresa bene, una parte di quel ragionamento del professor Bonini che ho approfondito, è quasi logico, quasi naturale, che nel momento della scelta decisiva tra la scorciatoia del comportamento ideologico rispetto alla soluzione più difficile del recupero della libertà dei singoli e dell'individuo e della comunità, si affermi la tentazione dell'antipolitica, la scorciatoia del tanto peggio tanto meglio, l'illusione che alla fine ognuno possa farcela da solo, anche qualche volta a scapito degli altri. E se questo è l'ambiente nel quale anche questa sera ci incontriamo, l'ambiente nel quale siamo chiamati ad operare, io credo che sia giusto, sia opportuno, mi permetto di dire anche necessario, che una comunità come la nostra trovi le motivazioni per nuovamente autoconvocarsi, per nuovamente mettersi in movimento, ritrovi le motivazioni, che certo non riguardano tutti, ma molti di quelli che sono presenti all'interno di questa sala, che ci hanno portato nel 2007 a partecipare con convinzione al processo di costruzione del Partito Democratico. Si ritrovi la forza, insieme, di continuare a spiegare il contributo che vogliamo tornare a dare al nostro territorio per costruire un futuro migliore del presente che viviamo. Ed è evidente che se questo è l'obiettivo di queste iniziative, anche di questa campagna di informazione che ha riguardato le primarie del centro-sinistra, l'appuntamento di domenica prossima è un appuntamento decisivo. Perché il percorso certo lento, difficile, ma a mio parere indispensabile, di recupero di credibilità delle istituzioni deve necessariamente passare per un tentativo di dare concreta attuazione al principio scritto nell'articolo 49 della nostra Costituzione, che individua i cittadini come i soggetti che definiscono la politica nazionale attraverso lo strumento dei partiti. Fuori dalla demagogia, i partiti sono uno strumento indispensabile in una democrazia rappresentativa, credo, professor Bonini, di non dire il falso con questa affermazione. A meno che non ci arrendiamo tutti ai decaloghi, o non so come si chiamano, lo chiedo a Presutti, ai trentaloghi che vengono pubblicati sui blog e su internet, a condizione che non siano autoreferenziali, come purtroppo in questi ultimi anni sta avvenendo, e che siano strutture che non siano solo governate da spinte oligarchiche. Ed è proprio per questo che il Partito Democratico, che non è un altro nuovo partito tra i tanti, ma nel 2007 nasce come un partito nuovo, ma realmente nuovo sia per riferimenti culturali, ma anche per assetti organizzativi, ha scelto con convinzione lo strumento delle primarie. Ma veramente sintetizzo, Marco. Le primarie, con chiarezza lo diciamo, perché anche il dibattito di questi giorni rischia di far fare a tutti di tutta l'erba un fascio, con, come dire, quel teatrino che ascoltiamo sulla data delle primarie dei nostri competitori. Noi le abbiamo scelte in questo sistema democratico, noi le abbiamo introdotte e noi abbiamo deciso di praticarle. Vengono dall'esperienza anglosassone e hanno tre obiettivi fondamentali. Innanzitutto la delega della scelta delle candidature più importanti dei cittadini, la valorizzazione dell'esperienza personale dei candidati e anche la valorizzazione della loro capacità di parlare a un elettorato vasto e non solo a un popolo di clientes. Io credo con grande convinzione che l'appuntamento di domenica può essere una bella, decisiva pagina di partecipazione democratica, ma può essere una bella e decisiva pagina di partecipazione democratica se anche utilizziamo l'occasione di questa sera per convincerci tutti insieme che le ore che ci
separano dall'appuntamento elettorale, le dobbiamo utilizzare per spiegare a quante più persone possibili che è importante non solo essere protagonisti nella libera e consapevole scelta, ma anche nella fase della responsabilità tra le alternative possibili della scelta migliore. Consentimela, Marco, proprio un secondo di dire quella che penso io sia la scelta migliore. Perché poi essere di parte non è che, come dire, è un elemento negativo neanche in una platea, come dire, così variegata. Per me la scelta migliore è con evidenza la scelta di Pierluigi Bersani tra le candidature disponibili. Ed è la scelta migliore perché il Partito Democratico, prima l'Italia, poi il PD, ha il progetto di dare al Paese un governo serio, affidabile, trasparente, duraturo, credibile e autorevole, al fine di costruire un luogo di partecipazione democratica in cui si sentano a casa tutti quelli che pensano che non è solo pensando ai fatti propri che si costruisce un futuro migliore. E allora aiutiamoci tutti insieme a rendere questo momento, questa occasione di riflessione, un'occasione di recupero di forza e di entusiasmo. E se lo faremo comunque vada, chiunque vinca, il 25 di novembre potrà partire un nuovo percorso di sviluppo, prosperità, giustizia sociale per il nostro paese, per la nostra città, per il nostro partito e per la nostra coalizione. Un augurio a tutti di comprendere, di trovare da questa occasione le ragioni, delle motivazioni, dell'entusiasmo per essere protagonisti domenica e grazie per avermi ascoltato. Bene, nessuno potrà dire che Gianluca non si è consentito molte cose con questa sua introduzione, carica di motivazioni, di una ragione appassionata, diciamo. Però ora è il momento in cui riprendiamo un po' il filo di una tradizione che abbiamo come scuola di Regione, perdonatemi l'anglismo, di una lecture, cioè di una conferenza che un maestro condivide con noi per instradarci in un binario di ragionamento più corretto, per avere poi più informazioni per poter discutere, e dopo questa conferenza ragioneranno con noi quelli che sono seduti attorno a noi e poi vedremo se ci saranno altri interventi. Mentre ascoltate, invito già quelli che dovranno prendere la parola a una brevitas sostanziale, perché poi così si ha modo di ragionare più, ma ragionare meglio. Presento, anche se confesso una mia inidoneità, la persona che siede al mio fianco, a destra, appunto il professor Francesco Bonini, che viene... Noi abbiamo un'attitudine in Italia, quella di far sbiadire le parole. Una parola sbiadita ultimamente è la parola eccellenza, perché ormai si utilizza anche per le cose normali. Diciamo che la storia, la formazione del professor Bonini è tutta all'insegna dell'eccellenza, perché lui si è formato nella Scuola Normale Superiore di Pisa, si è specializzato come dottore di ricerca all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi, dove ha iniziato anche, credo, l'attività accademica, poi successiva al dottorato, ha insegnato all'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha insegnato per lunghi anni, credo fino alla cattedra, nel nostro glorioso Ateneo Teramano, in una stagione credo molto bella dell'Università di Teramo, negli anni del rettorato di Luciano Russi, su cui ritornerò, ed ora insegna presso la LUMSA, l'Università Romana, storia contemporanea e dottrine politiche, istituzioni politiche. Il campo, la storia delle istituzioni politiche ha impiegato, ha appassionato tutto il magistero di Francesco Bonini, che a questo argomento, declinato in lungo e largo, ha dedicato più di 10 monografie e credo un centinaio di articoli e di contributi su saggi, quindi ha uno studio visto sotto molte angolature, e ho visto, insomma, consultando questa sua ricca bibliografia, che molto ha studiato anche le istituzioni sportive, e in questo ho sospettato, perché non lo so, potrebbe essere un'indagazione, un senso proprio dell'influenza di Luciano Russi, penso che il suo magistero lo abbia orientato in questo senso. Con lui, quindi, come capite, da studioso delle istituzioni politiche, ma in una chiave storica, abbiamo la possibilità di avere delle chiavi per comprendere bene le primarie, cosa sono in una democrazia partecipata. A lui immediatamente la parola. Grazie. Grazie a voi per la... Grazie a voi.
Ovviamente per la presentazione, il tempo della presentazione sarà decurtato dal tempo del mio intervento, che sarà breve e sarà centrato su tre punti con una piccola premessa. Il titolo è Le primarie, strumento di democrazia partecipativa. E c'è nel titolo una parola molto impegnativa, la parola democrazia. Io inviterei tutti quanti noi a riflettere per un momento quali sono per noi i significati di questa parola che ha attraversato la storia dell'Occidente per millenni e continuerà, penso, ad attraversarla. Io vorrei, appunto, per contribuire a questa nostra personale riflessione, che credo sia fondamentale anche in ordine al nostro personale impegno di ciascuno di noi, ricordare alcuni elementi di definizione proposti recentemente da un importante studioso di scienza politica, il norvegese Olsen. Quattro punti. La prima, la logica dell'eguaglianza, evocata dal tema della democrazia. Secondo, il ruolo decisivo della gente comune. E poi un sistema di diritti per realizzare degli obiettivi e infine una cornice di pensiero. Ecco, naturalmente democrazia è qualcosa di molto complesso, ma questi elementi di definizione, che non definiscono ovviamente la democrazia, però ci suggeriscono un concetto di serietà e di concretezza, che credo che sia il modo oggi per guardare a questo valore di riferimento di tutto l'Occidente e di tutta la storia, di millenni di storia occidentale. Un senso di serietà e di concretezza. Perché appunto la parola molto impegnativa che è nel nostro titolo, la parola democrazia, poi è sempre aggettivata e noi la troviamo aggettivata come democrazia partecipativa. E allora arriveremo a questo tema passando attraverso il tema delle elezioni primarie. Chiunque faccia una piccola ricerca sulle primarie ha una data di nascita, 1842, in una contea della Pennsylvania, la contea di Crawford. C'era il Partito Democratico, che era il partito egemone. Il Partito Democratico è stato egemone nella storia politica degli Stati Uniti dal 1829 fino ad Abramo Lincoln, fino alla fine degli anni 50. Bene, qual era il problema del Partito Democratico? Essendo il partito egemone, si suddivideva in fazioni e non era in grado di gestire la dialettica interna. E quindi questo portava a delle scissioni e portava a favorire la opposizione molto magra, che era l'opposizione Whig, l'opposizione liberale, prima della nascita del moderno Partito Repubblicano. E allora si inventano appunto le elezioni primarie, che servono a gestire i conflitti e servono a selezionare una classe dirigente adeguata in rapporto con l'elettorato. Questo avviene a livello di contea, cioè a livello di struttura amministrativa e partecipativa di base. Poi il modello si amplia e si generalizza, alla fine dell'Ottocento viene utilizzato in alcune grandi città e poi a livello di Stato. Prima, se vogliamo fare, diciamo così, della erudizione nel South Carolina e poi nel Wisconsin. E poi le primarie sono appunto organizzate e gestite anche a livello statale e anche per l'elezione, appunto a partire dall'inizio del secolo, a partire dall'inizio del Novecento, per l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi l'idea è quella di uno strumento che serve il partito, serve l'elettore e nello stesso tempo collega il partito con le istituzioni. E allora non è un caso che si riparla di primarie, il sistema della primarie si diffonde, viene introdotto anche in Europa in sistemi politici e partitici totalmente diversi in tempi recenti, quando appunto si pone il problema del ruolo dei partiti, si pone il problema del partito. E quindi, appunto, alla fine del secolo XX sono introdotte anche in ordinamenti, per esempio la Francia, per esempio l'Italia, in cui
si pone il problema del funzionamento del partito, il problema del governo interno del partito e del buon funzionamento dei partiti in un quadro appunto di mutamento dei sistemi politici. Le primarie servono anche come forma di garanzia interna alla vita dei partiti e di garanzia dei partiti nei confronti di un'opinione pubblica che non a caso è sempre più esigente nei confronti dei partiti. E questo sarà il secondo punto del mio ragionamento dopo la breve introduzione sul tema della democrazia e dopo questo rapidissimo excursus sulla questione delle primarie. Le primarie dunque sono una forma strutturata di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati dei partiti e questo evidentemente in particolare per l'Italia, ma diciamo così in tutti gli ordinamenti con partiti forti, pone appunto il problema della Repubblica dei partiti, della democrazia dei partiti, dello Stato dei partiti. Sono espressioni correnti che sono state utilizzate già in assemblea costituente da un importante costituente come Lelio Basso, che parlava di democrazia dei partiti come la forma peculiare di organizzazione della democrazia in Italia. E il nostro compianto amico Pietro Stoppola ha parlato di Repubblica dei partiti a qualificare la peculiare forma di organizzazione del sistema politico italiano negli anni della seconda metà del XX secolo. Lo Stato dei partiti è dunque, e do una definizione tratta dalla penna di un giovane e brillante giurista nel 1964, è quella forma democratica dello Stato in cui il rapporto con la società civile, vale a dire il moderno rapporto di rappresentanza, è materialmente determinato e garantito attraverso un sistema di partiti. Quindi diciamo così, una definizione positiva di questo elemento in un periodo 1964 cruciale. Pensiamo anche alla storia personale di qualcuno di noi, cruciale appunto nella vicenda dell'Italia, quando l'Italia stava diventando un paese moderno e certamente, come si diceva prima, i miei genitori erano certi che il loro figlio avrebbe vissuto meglio di loro. Tuttavia, l'autore di questa definizione sottolineava già nel 1964 tutti gli elementi di questa definizione sono problematici, a partire dal tema Stato e a partire dal tema partito. Oggi, 50 anni dopo, cambia il partito, cambia lo Stato. Siamo di fronte appunto a termini che descrivono cose che cambiano sotto i nostri occhi. Anche nel corso degli ultimi 10-20 anni la parola Stato e la parola partito, che pure sono ancora oggi delle parole e saranno ancora domani delle parole fondamentali, cambiano significato. Per questo si parla di crisi, crisi dello Stato, crisi dei partiti, perché abbiamo continuamente difficoltà a sintonizzare il nome con la cosa. E questa appunto è di fatto poi la grande questione. Sintonizzare il nome con la cosa, e per questo si parla di politica e di antipolitica. Sono tutti, diciamo così, tentativi che noi facciamo per venire incontro a questa difficoltà di dare dei nomi convincenti a delle cose che stanno cambiando. Basta pensare, per quanto riguarda lo Stato, a tutti i problemi relativi alla cosiddetta multilevel governance, cioè una governabilità che parte dal territorio e arriva all'Europa quantomeno, e che certamente riposiziona lo Stato. E lo stesso vale per la parola partito, per il concetto di partito, per l'istituzione partito, che si deve appunto sintonizzare in questo quadro. E quindi il problema, e prego il nostro moderatore di darmi i tempi giusti, il problema è anche, dal mio punto di vista, che io sottopongo alla vostra riflessione, è anche un problema istituzionale oltre che culturale.
è un problema istituzionale e per quanto riguarda l'Italia è il problema dell'articolo 49 della nostra Costituzione. L'inattuato articolo 49 della nostra Costituzione che di fatto resta un tabù sia della storia che della politica istituzionale e di cui il ragionamento delle primarie, l'istituto delle primarie è uno degli elementi di risposta. Come sappiamo, la prima proposta organica di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che appunto riconosce i partiti, ma in qualche modo ne reclama una definizione istituzionale, non soltanto politica. Bene, l'articolo 49 della Costituzione, la proposta di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ci viene da un personaggio che è ormai tra i padri della patria, Luigi Sturzo, che la sua ultima proposta da senatore a vita è stata proprio una proposta di attuare l'articolo 49. E in sede di Commissione Bozzi, non a caso, parlando dell'attuazione dell'articolo 49, cioè di rendere il partito una istituzione assolutamente collegata con il quadro della democrazia repubblicana, non a caso, appunto, parlando dell'attuazione dell'articolo 49, viene fuori l'idea delle elezioni primarie. Perché quell'inciso che c'è nel testo, la Costituzione dal nostro punto di vista spesso è anche sopravvalutata, ma certamente l'articolo 49 resta un articolo fondamentale e quell'inciso con metodo democratico rappresenta il collegamento necessario che l'istituzione partito deve avere con l'istituzione Stato e più ampiamente appunto con la democrazia. Noi sappiamo, e dicevamo prima a proposito di una parola che contiene ormai cose diverse, sappiamo che è tramontato definitivamente il partito di massa, e ci sono una serie di problemi appunto relativi all'istituzione partito per quanto riguarda le strutture interne, per quanto riguarda i rapporti con i cittadini, per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni. Sono questioni aperte che hanno avuto, che stanno avendo diverse soluzioni. Possono avere delle soluzioni degenerate, delle soluzioni degenerative, possono avere delle soluzioni lungimiranti. Noi abbiamo la responsabilità oggi, nella distinzione dei compiti, dei livelli, eccetera, di dare delle risposte appunto alla questione della forma partito, le strutture interne, i rapporti con i cittadini, i rapporti con le istituzioni. E dunque c'era un vecchio uomo politico che diceva verba generalia non sunt appiccicatoria. Cioè quando si parla con idee generali la gente si disinteressa e non li recepisce. Però io volevo ricordarvi quattro parole. La parola selezione, la parola comunicazione, la parola legittimazione, la parola partecipazione. Che sono quattro parole, cioè quattro questioni su cui riarticolare quei tre livelli di rapporti che sono in fase di cambiamento e che definiscono l'evoluzione della forma partito. Ma, diciamo così, stringendo e andando in soldoni, ci sono altre due parole inglesi, ormai l'inglese è molto più utilizzato del vecchio latinorum di questo antico uomo politico. Le due parole sono leadership e membership, cioè le due polarità della militanza nei partiti. Due polarità, due livelli che anch'essi devono essere oggetto di meditazione e devono essere oggetti di intervento. Se appunto noi riteniamo, come necessario ritenere, che l'istituzione partito continuerà ad esistere anche se molti partiti non si chiamano più partiti, si chiamano movimento, ma più o meno è la stessa cosa, cioè forme istituzionali organizzate per realizzare con metodo democratico quegli obiettivi di cui dicevamo parlando del concetto di democrazia.
Bene, appunto, membership e leadership si devono combinare e lo devono fare con modalità adeguate, con modalità moderne, con modalità intelligibili. Devono combinarsi e devono farlo bene. Investire troppo sulla leadership pone una serie evidente di problemi, così come una democrazia senza leadership legittimata non è in grado di funzionare. Nella transizione italiana, dunque, il punto fondamentale per quanto attiene alla partecipazione attraverso la forma partito è riuscire a sintonizzare questi due elementi, e quindi servono patti e assi adeguati. Siamo all'ultimo punto, cioè alle due o tre sollecitazioni conclusive. È fondamentale tenere il vincolo, è fondamentale ragionare sul vincolo. Quando aggettiviamo la democrazia e parliamo di democrazia partecipata, noi sottolineiamo un rapporto, sottolineiamo un vincolo, cioè andiamo alle radici della politica democratica, che sono, tra le tante, ne sottolineo due: la concretezza e il personalismo. E per essere concreti e per valorizzare le persone occorre appunto un vincolo, occorre un vincolo virtuoso in questa società e in questo sistema che è pieno di livelli diversi, è pieno di frammenti diversi che apparentemente non comunicano, che apparentemente appunto accentuano semplicemente questa situazione, questa sensazione di crisi. Quindi è fondamentale il vincolo, un vincolo appunto tra questi due elementi, la membership e la leadership, un vincolo di realtà, un vincolo di realtà a proposito delle politiche pubbliche, cioè delle realizzazioni. In tempi di crisi, soprattutto, siamo tutti vincolati, a partire dalla nostra personale spending review familiare, siamo tutti vincolati al principio di realtà e alla concretezza. E siamo tutti vincolati a trovare appunto quei vincoli, quei rapporti che permettano di realizzare questi obiettivi. Senza retorica e senza illusioni, ma appunto in termini fiduciosi, concreti e operativi. Se mi è permesso appunto in conclusione di lanciare anche una piccola provocazione a tutti gli amici che interverranno da un punto di vista anche più concreto e più operativo, io credo che nel quadro abruzzese, da questo punto di vista, siamo per alcuni versi avvantaggiati proprio perché questi vincoli ci sono. Ma d'altro canto siamo anche consapevoli del fatto che il rischio è che il vincolo spesso non sia usato in modo produttivo, ma rimanga fine a se stesso. Come mi diceva un antico collega dell'Università di Teramo, prematuramente scomparso, che era uno storico molto attento anche alla storia dell'Abruzzo, Filippo Mazzonis, che il nostro amico Luciano D'Alfonso ricordava insieme a un altro collega, Luciano Russi, dell'Università di Teramo. Bene, Filippo ricordava che l'Abruzzo anticipa sulla base della storia dell'Italia unita. È certo che appunto in questo quadro di cambiamento, in cui le parole rimangono le stesse ma le cose appunto cambiano rapidamente e siamo chiamati a fare, come si dice, sintesi in progress, che credo che appunto questa sfida e questa posta possa essere raccolta, e credo che appunto sulle modalità i colleghi che interverranno successivamente potranno dire qualcosa di più concreto e di più operativo. Grazie di cuore al professor Bonini per questa
sua relazione che ci mette nei binari giusti e vedete quanta densità politica ci sia poi nel semplice gesto, quasi ovvio, di mettersi in fila per andare a votare le primarie, quanto significato politico si possa vedere. Io su questo fatto che l'Abruzzo anticipi l'Italia sono un po' preoccupato, perché tenendo presente il presente attuale dell'Abruzzo, se è l'anticipo di quello che accadrà in Italia a breve, insomma, qualche preoccupazione diciamo può venire in questo senso. Speriamo che sia l'anticipazione dell'Abruzzo da anticipare, diciamo, in questo l'Abruzzo che verrà, un vecchio slogan. Su questo, ecco, ripartirei da questo, da un nostro diciamo compagno di strada che vive densamente la questione del vincolo, direi, chi più di lui, chi più di Moreno di Pietrantonio, capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Pescara. Grazie. Grazie, grazie Marco, un saluto caro e affettuoso a tutti. Gli stimoli che ci sono arrivati dalla relazione del professor Bonini sono sicuramente molto interessanti, ma io riporterei la discussione proprio su quella che era il tema un po' di questa serata, sui valori, sul significato delle primarie, di questo straordinario strumento, questo meccanismo, e partirei proprio dalla dimostrazione, alcune diciamo spiegazioni che possiamo trovare immediatamente da questa sala gremita, da tutti noi, da tutti quelli coloro i quali sono qui questa sera, perché? Per dare un senso e una spiegazione alle primarie, cioè la partecipazione, la voglia e soprattutto il bisogno, l'esigenza, in un momento così difficile che stiamo attraversando a livello del nostro paese, ma sicuramente a partire dalle realtà locali della nostra città Pescara, della provincia, della regione. E allora c'è questa grande voglia, allora questa è una prima spiegazione, un primo approfondimento del grande valore di questo strumento che abbiamo introdotto, che è un meccanismo aperto. Mi rifaccio un po' a quello che diceva prima il professor Bonini quando narrava un po' la storia delle primarie. Quella che stiamo vivendo noi, questa straordinaria esperienza, sono primarie aperte, e cioè non di partito, ma con più partiti di coalizione, a cui possono partecipare, come è evidente tutti sanno, tutti i cittadini. Tutti i cittadini per determinare una scelta, per essere protagonisti soprattutto di una scelta, in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui c'è questo fenomeno dell'antipolitica, e non a caso, per tutte le brutture, tutte le storture che sono state create, che si sono verificate in questi anni, in parte, nella maggior parte, davvero insopportabile, a cominciare dai costi della politica e tutto quello che abbiamo visto e cui purtroppo abbiamo assistito. Ecco, le primarie io credo che siano un momento, un meccanismo di rivoluzione in qualche modo culturale, per intendere la politica in modo diverso. Ma un obiettivo sicuramente che ci poniamo è quello di ridare finalmente la possibilità, in particolare ai giovani, ma a tutti, di riprendere confidenza col futuro, di rifrequentare il futuro, perché questo è stato negato, è stato scippato la possibilità solamente di immaginare il futuro. E sapete tutti che in una dimensione del genere non ci può essere più sviluppo, non ci può essere più nulla. Allora, qual è il meccanismo delle primarie che ci apprestiamo a svolgere domenica prossima? È quello di partecipare, di dare la possibilità di partecipare a tutti i cittadini, a tutti coloro i quali intendono farlo, partecipare alla costruzione di un grande cambiamento, e ripeto, un grande cambiamento rispetto a quello che c'è, a quello a cui abbiamo assistito, a questa tremenda crisi economica che davvero sta distruggendo qualsiasi possibilità e qualsiasi speranza. Ecco, la partecipazione a questo grande cambiamento, e ripeto, a cominciare, per quello che ci riguarda, per stare, andare più nel concreto, dalla nostra città, dai nostri territori, dalla nostra regione, per quello a cui stiamo assistendo tutti i giorni. Colgo l'occasione per salutare la delegazione della Marineria di Pescara, che è oggi presente con la delegazione, per uno dei problemi tremendi che sta vivendo questa città. A causa di che cosa? A causa della scarsa partecipazione, a causa di un livello politico
di rappresentanza evidentemente davvero inadeguato. E allora con le primarie tutti sono convocati a partecipare alle decisioni, in prima istanza sicuramente nel decidere chi dovrà essere il candidato premier della coalizione e poi dopo evidentemente alle secondarie. Un'ultima cosa volevo dire per non rubare tempo ai colleghi. Vedete, prima si parlava sul fatto di essere di parte, io sono il capogruppo del PD di Pescara, non posso che essere di parte evidentemente, ma tutti siamo di parte perché parteciperemo alle primarie, di parte appunto verso questo strumento. Ebbene, il Partito Democratico ha fatto un grande gesto di generosità cambiando il regolamento statutario che prevedeva la naturale candidatura a premier del segretario del partito. Ebbene, è stato modificato questo regolamento per dare la possibilità appunto a tutti di partecipare, a più candidati e soprattutto di aprire completamente ad una decisione collettiva, perché quello è quello che vogliamo costruire, un'Italia nuova, una città nuova, una regione nuova con la partecipazione di tutti. E chiudo qui, grazie. Domenica sarà una grande giornata di democrazia. Grazie a Moreno, anche se ha chiamato in causa una categoria diciamo che oggi ha un indice di verosimiglianza molto discusso, che è quella della generosità dei partiti. Questa è una pagina su cui probabilmente dobbiamo lavorare meglio sotto molti punti di vista. Continuiamo questo approfondimento nel senso della sfida, del legame col vincolo che il Partito Democratico vuole mettere. Passiamo dal livello comunale a quello provinciale con Toni Castecone, a cui passo il microfono se mi danno una mano. Grazie Marco, buonasera a tutti. Dai pensieri messi in campo dal professor Bonini traccio due considerazioni, o almeno provo spunto dal tema democrazia a partiti, relazione con la società, che è il tema che poi porta i partiti a scegliere lo strumento delle primarie non solo come soluzione dei problemi, a volte diciamo almeno nella prima fase anche per scaricare i problemi che non riuscivano a risolverlo, quindi anche come un'accezione se vogliamo un po' negativa dei limiti dei partiti, ma anche forse come cambiamento antropologico dei partiti stessi rispetto alla società, o forse cambiamento antropologico della società che conseguentemente influisce sui partiti per poter o perché cambia anche qualche gene della democrazia stessa. E il fatto che domenica ci siano le primarie del centro-sinistra e il 16 dicembre probabilmente, se la data sarà quella, ci saranno le primarie per il centro-destra, comunque per lo schieramento che compete insieme al centro-sinistra per l'affermazione e per la guida della nazione, non è una cosa per quanto riguarda il centro-destra che va sottovalutata o scimmiottata, perché sicuramente saranno primarie che hanno tutti i limiti, quei limiti che in parte si è portato anche il centro-sinistra quando si è avviato a questo percorso, ma che appunto segna un cambiamento della democrazia, un cambiamento dei partiti tutti, perché stabilisce che il metodo di selezione, di individuazione, ma soprattutto di relazione con la società non è più quello del filtro ristretto dei partiti, o se vogliamo anche vitale per certi versi dei partiti, ma è una partecipazione maggiore di tutti. Allora c'è un cambiamento profondo in questa nazione che sta avvenendo con lo strumento delle primarie. Allora certo il Partito Democratico, certo il centro-sinistra sono stati quelli che per primi hanno utilizzato, o meglio hanno avviato questo cambiamento, ma il fatto che oggi tutti, o almeno gli schieramenti maggioritari in questa nazione, utilizzino questo strumento significa che il concetto, la partecipazione e per certi versi anche gli strumenti della democrazia stanno cambiando profondamente. Quindi c'è questo, c'è un qualcosa che lascia il segno. Rimane una cosa sullo sfondo che c'entra per certi versi. Possiamo oggi immaginare, perché c'è questo limite grande in Italia, che questi schieramenti che hanno stabilito di scegliere le proprie leadership attraverso le primarie possano ancora digerire un sistema elettorale contraddittorio rispetto alla loro scelta
di selezione, c'è questo tema che oggi è nella discussione del Parlamento e della politica in Italia, perché pensare di scegliere attraverso le primarie la leadership, ma di mantenere un sistema proporzionale che permette anche l'ingovernabilità o la scelta del Presidente del Consiglio, non più attraverso questo strumento, ma attraverso quello che il Parlamento deciderà, manifesta allo stesso tempo il limite forse della politica italiana. Allora su questo, in questi giorni, questi schieramenti non possono che misurarsi attraverso scelte che portino a una legge elettorale che permette a chi ha vinto le primarie di poter essere poi il Presidente del Consiglio. C'è anche questa conseguenza che i partiti e gli schieramenti devono avere in considerazione se vogliono far sì che il processo di domenica per il centrosinistra e della data che sceglieranno per il centrodestra non sia un passaggio a vuoto, ma sia un passaggio profondo, reale, che segna questo cambiamento. Grazie anche a Toni Castricone, ed ora torniamo su un profilo meno militante, ma direi più riflessivo, senza nulla voler togliere a chi ha parlato, ma proprio nella sua qualità istituzionale e professionale. Do la parola subito al professor Vincenzo Cerulirelli, che è ordinario di diritto amministrativo all'Università della Sapienza di Roma e che ha svolto una importante esperienza anche politica quando nella legislatura dell'Ulivo dal 96 al 2001 è stato presidente della commissione bicamerale per la riforma amministrativa. Gli cedo la parola affidandogli anche una riflessione. C'è un aspetto paradossale, per come vedo io, delle primarie, che proprio in un paese così debole sul piano della partecipazione politica come l'Italia, le primarie si svolgono come un'anomalia, perché in quasi tutti i paesi del mondo in cui le primarie si svolgono abbiamo delle primarie di partito fondamentalmente. Qui in Italia abbiamo invece delle primarie che sono genericamente di coalizione dietro la sottoscrizione di un documento di intenti, in cui poi alla fine è anche difficile non riconoscersi, e su questo probabilmente lui può aiutarci a fare una riflessione. Marco, grazie anche per questa sollecitazione, perché è una cosa che avrei detto io dopo la bella relazione di Francesco. Cioè, noi abbiamo, credo che si fu un merito proprio del Partito Popolare dopo il Lingotto, insomma, se non ricordo male, abbiamo effettivamente inventato un modello nuovo di primarie che si basa su un'idea. E cioè che il partito nella società moderna, nel nuovo assetto della democrazia, non è cosa degli iscritti, ecco, ma è cosa degli elettori. Il partito è un soggetto politico che risponde non solo ai suoi iscritti, ma a tutti gli elettori. E gli elettori hanno il diritto, questa è veramente una cosa nuova, hanno il diritto loro, non come iscritti, ma appunto come elettori o come aspiranti elettori, come coloro che vorrebbero votare il partito, stanno a guardare, sperano che quel partito dica certe cose. Ecco, a tutti costoro noi abbiamo dato la proprietà, il diritto di esprimere i vertici del partito. Quando abbiamo eletto il segretario, e qui scusate, visto che siamo in questa sala, non posso non ricordare con commozione ed affetto le grandi primarie che portarono all'elezione di Luciano D'Alfonso. Alla segreteria del Partito Democratico in Abruzzo, in una stagione felice che purtroppo è stata poi superata da eventi diversi e che adesso vogliamo recuperare. Stiamo qui per recuperare quella stagione felice. In Abruzzo, dove, insomma, parliamoci chiaro, la regione sta morendo, non c'è nulla.
siamo assolutamente non presenti nel dibattito nazionale. Non ci sono programmi di sviluppo, non ci sono programmi di crescita, non ci sono programmi istituzionali. Quindi l'Abruzzo deve, dobbiamo ricominciare da capo in Abruzzo. Ma adesso qui siamo per eleggere non i vertici della regione, ma per eleggere i vertici dello Stato, per dare a questo paese, dopo tanti anni di incertezze e di disastri, diciamolo pure, un governo autorevole e moderno, che però tragga la sua autorevolezza non soltanto, come il nostro presidente Monti, dalle sue capacità personali, ma le tragga da un grande consenso popolare, cioè un governo capace di rispondere al paese in un momento di estrema difficoltà. Perché vedete, i dati che abbiamo di fronte, non sto qui a leggerveli, ma i dati che abbiamo di fronte sono dati estremamente difficili. Io credo, non so cosa ne pensano qui gli amici, i colleghi, io credo che la scelta che abbiamo fatto in questi anni di buttarci senza troppi pensieri, senza troppe riflessioni, nelle braccia di una politica europea eccessivamente rigorosa, e che è rigorosa in maniera eccezionale. Abbiamo approvato, il Parlamento pochi mesi fa ha approvato il Fiscal Compact. Sapete che cosa significa il Fiscal Compact? Che a partire dall'anno prossimo ci servono 51 miliardi l'anno che debbono essere accantonati per sistemare la situazione del debito, e questo ci viene imposto dall'Europa a pena di sanzioni. Ora, vedete, qual è qui il problema? Il problema è che le politiche di rigore, o di estremo rigore, o di fortissimo rigore, si possono fare in un momento di crescita del Paese, ma in un momento in cui il Paese è in depressione, la politica di eccessivo rigore rende la depressione più incisiva, più grande. E non ci consente di dedicare almeno una parte delle risorse a quelle politiche, per esempio la politica degli investimenti, che consente al Paese di cominciare a uscire dalla recessione, non consente di porre in essere delle politiche del lavoro in questa direzione. E questo è un problema non solo nostro, assolutamente non solo nostro, è un problema europeo. Ed è un problema che il nuovo governo deve affrontare come una priorità, è detto bene anche nel programma. Noi dobbiamo utilizzare l'eredità di Monti, che ci ha dato una credibilità forte in Europa, ma che però lui è debole dal punto di vista politico, cioè non ha dietro un paese coeso intorno a un governo e a un leader. Ma un nuovo governo, quale noi vogliamo costruire in Europa, deve dare una parola molto chiara in questo senso. È detto bene anche nel programma di Bersani, che sperando che anche in Germania, tutti lo speriamo, che nella prossima primavera possa cambiare la situazione politica, e in Francia è già cambiata, creare un asse tra i partiti e i governi di orientamento progressista in Europa, per far sì che in Europa, dove noi stiamo dentro e vogliamo stare dentro, però in Europa le politiche di eccessivo rigore sui bilanci, non coniugate a politiche di crescita e a politiche di lavoro, debbano essere superate. Questo è un punto politico. È un punto politico che sta al primo posto, a uno dei primi posti del programma di governo. Noi dobbiamo far pesare in Europa tutta la nostra presenza, noi siamo fondatori, siamo uno dei più grandi paesi finanziatori dell'Europa e delle istituzioni europee, far pesare tutta la nostra forza per far sì che queste politiche possano cambiare. Sul piano interno, al primo punto c'è il lavoro. Noi siamo il partito del lavoro. Questo è il primo punto.
all'articolo 1 della Costituzione c'è scritto: la Repubblica è fondata sul lavoro, noi siamo gli eredi di quella norma. Il Partito Democratico è il partito del lavoro. Ma amici cari, un anno di governo Monti, e con tutto, noi l'abbiamo appoggiato, lo vogliamo appoggiare, lo appoggeremo fino a marzo con tutto il cuore, ma un anno di governo Monti, quali politiche del lavoro ha tirato fuori? Abbiamo passato 3 mesi sull'articolo 18, ma che cosa ci facciamo dell'articolo 18? Che ce ne importa dell'articolo 18? Non è quello il problema, cioè non è il problema quello di dare forma ai licenziamenti, a parte che noi non li vorremmo i licenziamenti, ma dare forma ai licenziamenti. Il problema è quello di creare nuove occasioni di lavoro, e per far questo occorre una politica degli investimenti, occorre una politica fiscale che aiuti le occasioni di lavoro e che sposti il peso fiscale sulle grandi posizioni di rendita. Io mi ricordo, una volta c'era Luciano, venne Walter Veltroni all'Aquila, ospite di Luciano, e ci disse una frase curiosa, almeno all'epoca, disse: noi siamo per i lavoratori, noi siamo il partito dei lavoratori, però anche l'imprenditore è un lavoratore. E io gli dissi: Walter, con questa frase hai distrutto 150 anni di marxismo-leninismo, di lotta di classe. Ma adesso questo concetto fondamentale è detto molto bene nei nostri programmi, cioè noi vogliamo favorire tutte quelle componenti del corpo sociale, lavoratori e imprenditori, che producono, perché noi siamo il partito del lavoro, ma siamo il partito della produzione, e il nostro avversario sono le posizioni di rendita, cioè quelle posizioni del corpo sociale che non producono lavoro e non producono sviluppo. Ecco, questa è la base del programma. E vorrei dire un'altra cosa sola sul programma: c'è il problema della povertà, c'è il problema della povertà. In questo paese il dato del 2011, il dato del 2011, no, ce l'avevo segnato qui, scusate, devo raccogliere. Il dato del 2011 porta che l'11% della popolazione italiana, l'11%, è in situazione di povertà relativa, il che vuol dire sotto a 1.000 euro, ma il 5% è in situazione di povertà assoluta, vuol dire sotto a 500-600 euro a seconda delle diverse zone del paese. Noi abbiamo bisogno di una politica della povertà. Ci sono fasce di povertà ed esclusione sociale, ci sono fasce della popolazione che non hanno la forza neanche di partecipare. Noi facciamo una grande politica di partecipazione, ma ci sono fasce della popolazione che sono completamente escluse da ogni contesto, e noi rischiamo di abbandonarle, queste fasce della popolazione. Abbiamo bisogno di una politica specifica contro la povertà. E ricordatevi che quello strumento, che era uno strumento nella sua modestia, aveva funzionato, me lo ricordo a Napoli con la Iervolino, quello del reddito minimo di sostentamento, era un piccolo strumento, ma Napoli serviva per aiutare alcune migliaia di famiglie. È stato soppresso in una visione miope dei tagli lineari, dei tagli purché sia della spesa. E cito su questo punto, e chiudo scusandomi, cito su questo punto la frase dell'altro giorno, 5-6 giorni fa, del Presidente della Repubblica, il quale su questo punto ha detto, ha posto questa domanda: è fatale che per riuscire in questo sforzo di risanamento della finanza pubblica si debba ancora procedere con tagli rilevanti in ogni settore di spesa, con tagli lineari, senza tentare di far emergere una nuova scala di priorità nell'intervento pubblico e quindi nella ripartizione delle risorse. Ecco, questo è il compito del nuovo governo:
ridurre sì la spesa complessiva o contenerla, ma guardare dove si taglia, quello che è utile e quello che non è utile, quali componenti del corpo sociale hanno bisogno e non possono essere abbandonate, quali politiche non possono essere abbandonate. Il Presidente si riferiva alle politiche culturali, dell'istruzione, della ricerca e della scuola, ma ne potremmo menzionare molte altre e alcune le ho ricordate. Quindi un compito per il nuovo governo che speriamo, ma crediamo, siamo certi che sia il governo nostro, che sia il governo nostro che chiuda una stagione infelice. Ecco, il nuovo governo questi compiti li dovrà tutti tenere dentro, gestire con coraggio, ma anche con una grande speranza e vorrei dire anche con un senso di felicità, perché a questo punto, dopo tutto quello che abbiamo passato, ci si aspetta, e dopo questa ripresa della politica che stiamo facendo, e oggi questo stiamo facendo, una ripresa della politica, ci si può aprire una stagione nuova nella quale appunto una speranza che sembrava accantonata possa riprendere. Grazie. Grazie al professor Vincenzo Perugliarelli, che però è il caso esemplare di quando sbaglia un moderatore, cioè io, che io l'avevo confinato in un ambito prevalentemente tecnico, invece credo abbia fatto l'intervento solido nelle sue argomentazioni, ma è più appassionato sul piano politico di quelli che abbiamo sentito sinora, quindi diciamo che avevo sbagliato completamente il lancio. A questo punto non so, probabilmente mi aspetterò adesso una cosa proprio notarile da Luigi Di Marco, che pure come incarico responsabile nazionale, credo giustizia addirittura, dei giovani popolari. Scusa, quella era la mia militanza, dei giovani democratici, i popolari erano una cosa seria. Altra epoca e forse più seria, questo non lo so. Io ringrazio Luciano D'Alfonso e Scuola di Regione per avermi invitato. Io sono responsabile giustizia e coordinatore anche dei giovani democratici della provincia di Pescara. È chiaro che chi mi ha preceduto sicuramente sono stati relatori autorevoli. Io non sarò sicuramente in grado di fare un intervento notarile come mi invita a fare Marco. Il tema che affrontiamo oggi è un tema sicuramente stimolante, considerando il fatto che siamo alla vigilia di queste elezioni primarie che si svolgeranno domenica e che ci porteranno a selezionare il candidato presidente per il centrosinistra. In queste settimane si sta parlando molto di primarie in questa regione, anche in Italia. I due principali partiti, i più grandi, sia il Partito Democratico che il Popolo della Libertà, si apprestano a svolgere queste primarie per riconquistare un po' quel rapporto che si è perso con gli elettori. Storicamente le primarie sono state, al di là di quello che si è detto dal professor Bonini, che sono partite dall'America e sono arrivate in Italia probabilmente molto più tardi, storicamente in Italia il primo partito a far ricorso alle primarie è stato l'Unione con Prodi, che fu eletto nel 2005, e il presidente della Puglia nello stesso anno 2005. Le primarie, in un momento in cui i cittadini hanno voltato le spalle alla politica, in cui c'è sfiducia, c'è stanchezza, in cui c'è soprattutto questo sistema elettorale, svolgono un ruolo fondamentale, svolgono il ruolo di ridare il fiato alla democrazia e svolgono il ruolo di ridare la parola ai cittadini che si sentono estromessi dalla scelta. Se consideriamo il fatto che questo sistema elettorale è stato un sistema elettorale che ha premiato di più il fatto che bisognava avere una certa fedeltà nei confronti di un segretario di partito che non nei confronti
di un elettorato, di una collettività, ci rendiamo conto che c'è stato un cortocircuito probabilmente nella vita democratica di questa nazione. E allora le primarie sono un ottimo strumento di democrazia, un alto strumento di democrazia. Io spero che domenica ci sia la festa della democrazia con tanta gente che si appresterà a partecipare a questa nostra iniziativa. Io sostengo Renzi in questa battaglia. Grazie per l'applauso, spero che si aggiungano altre persone a questo applauso. Sono probabilmente la voce fuori dal coro di questo tavolo. Renzi ha riportato sicuramente la speranza in molti dei giovani che si sentivano abbandonati da tutto quello che è stato detto dal professor Cirulli Relli. In questi anni probabilmente si è fatto poco rispetto ai giovani, probabilmente Fusilli l'ha detto prima, noi saremo la prima generazione che sarà peggio dei nostri padri. Questo la dice lunga sul fatto che c'è da fare molta strada per recuperare quel terreno perso. Tre parole sono fondamentali in questo momento: il merito, che si è perso totalmente. In questo paese conta molto di più conoscere qualcuno che sapere qualcosa, e questo è un grande difetto della democrazia, perché se le primarie sono uno strumento di democrazia, il merito sono un grande strumento di democrazia, che ci costano anche caro in termini di PIL, perché io leggevo alcuni dati qualche tempo fa, che il non merito costa l'Italia l'1% del PIL, e quindi questo potrebbe essere già un modo per recuperare qualche miliardo di euro. E poi l'Europa, il territorio non può essere più considerato soltanto l'Italia dove confinare i problemi, ma l'Europa come soluzione a problemi più grandi. Gli Stati Uniti d'Europa potrebbero essere l'approdo importante dove andare a condividere tutte le problematiche di tutti gli Stati, e non più vivere nella condizione in cui la Germania fa la voce grossa e dà i compiti a casa alle altre nazioni. E poi il futuro è stato concepito, come dice Renzi, come una grande discarica dove buttare tutti i problemi che sono stati rinviati nel tempo. Il futuro che ci è stato depredato, diceva Moreno di Pietrantonio, il futuro che purtroppo non ci consentirà a noi di avere quello che hanno avuto altre generazioni, di poter costruire una famiglia, una casa, di avere un'indipendenza, di accedere al mondo degli adulti. Questi sono i problemi che dobbiamo mettere sul tavolo. È chiaro che questo passa attraverso il lavoro, la disoccupazione giovanile che oggi è oltre il 35-36%. Dovrebbe far drizzare i capelli e le orecchie a questa classe dirigente che è poco attenta e che oggi si ricandida a governare il paese facendo finta di nulla. Coloro i quali hanno avuto questa responsabilità in tutto questo tempo oggi ci dicono che sono i ricostruttori di questo paese. Io non mi fido probabilmente di queste persone, insieme a me saranno in tanti a non fidarsi, e le primarie sono l'elemento essenziale che ci ridanno la possibilità di rimettere al centro un elemento essenziale, quello della scelta della nostra classe dirigente. Quindi domenica io mi auguro che tanti di voi parteciperanno alle primarie e daranno un segno di discontinuità, senza avere paura, perché il rinnovamento non deve intimorirci, ma deve essere il motivo principale di una classe dirigente e anche dei cittadini, che devono avere il coraggio di darci la possibilità di cambiare le cose che non vanno. Io spero di essere stato troppo lungo. Grazie. A questo punto ho sentito anche Luigi da moderatore, devo far presente quello che sanno tutti, che a questo punto sono candidati anche la Puppato, è candidato anche Tabacci, oppure Vendola ovviamente. A questo punto, esaurita la sinistra, passiamo a destra, perché si scopre che sono un bieco reazionario, quelle sono in effetti, e passerò subito la parola a Camillo Alessandro. Però in questo mi aggiungo a quello che, riprendo lo spunto da quello che diceva Luigi,
una parola gigantesca di queste primarie, quella che è passata di più, e questo è un merito di Renzi, è stata la rottamazione. Ora io chiedo a lui che, come diceva Pajetta di Berlinguer, si è iscritto giovanissimo alla direzione nazionale del partito, perché Camillo c'ha un cursus honorum invidiabile per uno che comunque è persino più insomma, è giovanissimo, gli chiedo come in qualche maniera questo termine lo provochi e lo motivi. Grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti. Intanto risponderò, non sfuggo alla domanda, consentimi di dire che questa è veramente una bella serata per delle speciali motivazioni. La prima è perché ci troviamo attorno ad un invito di un amico di sempre, puntuale e presente, che è Luciano D'Alfonso. Perché la politica è anche sentimento oltre che senso. Dopodiché è una bella serata perché c'è un professore, una persona di cultura che ci ha fatto capire da dove vengono le primarie e quanto significato hanno, forse molto di più di ciò che percepiamo, e lo ringrazio, il professor Bonini. È una bella serata perché abbiamo riscoperto la passione e la competenza di un professore importante per l'Abruzzo, che lo è stato per il paese, lo è per l'Abruzzo, il professor Cerullirelli. Ed è una bella serata perché non capita spesso di avere ospite a Pescara uno specialissimo eroe qual è il sindaco della città di L'Aquila, che noi abbracciamo ancora per quello che è passato, ma non solo i cittadini ci stanno lì, ma anche di dire che è andato a fare il vinto per quella città che non è andata in pasta a mani depredatorie che avrebbero fatto man bassa della città dell'Aquila. Io lo ringrazio veramente, Massimo Cialente, perché in questi anni veramente di difficoltà, anche per i più giovani, è stato uno specialissimo esempio. Vorrei adesso andare subito al tema della domanda che pone Marco Presutti, senza sfuggirla. Per essere chiari, io non avrei mai chiesto la rottamazione di Aldo Moro, non avrei chiesto mai la rottamazione di Zaccagnini per quanto riguarda la mia storia, non mi sarei stato a contare con il bilancino quanti anni e minuti Moro, Zaccagnini, forse anche Berlinguer, forse anche dell'altra storia avessero passato in Parlamento, e avrei chiesto loro di rimanere a dare una mano al paese. Detto questo, è evidente che c'è però un tema e della quale la politica non vuole fare assolutamente i conti, e cioè non è tanto il rinnovamento dei nomi e dei cognomi, che pure esiste. Il problema, secondo me, è oltre. Renzi ha affrontato, io credo, voglio spezzare una lancia a favore della candidatura di Renzi, comunque abbia in qualche maniera aiutato il processo di crescita del Partito Democratico in queste ultime settimane, in questi mesi, molto è dovuto anche alla sua scelta, si può condividere o meno, però tanto è dovuto al fatto che c'è anche Renzi in questa competizione e che la rende vera, viva, che fa dibattere nei bar, per le strade. E poi è emersa la solidità dell'esperienza di un uomo che si è fatto sui territori, qual è Bersani. Bersani si è occupato financo di comunità montane prima di diventare consigliere regionale, prima di diventare presidente della regione. Non c'è un motivo, un atto, una questione che possa essere sollevata contro la sua capacità di essere all'altezza di governare la regione a partire dall'esperienza del ministero. Però credo che ci abbia ragione Marco nel ricondurci non tanto alle ragioni per cui l'uno o l'altro sosteniamo l'uno o l'altro candidato, ma a riflettere su questo straordinario strumento che sono appunto le primarie. Le primarie, e lo devono capire bene i partiti, hanno cambiato tutto nella vita politica italiana, perché non è solo l'atto finale o iniziale della selezione della classe dirigente o del partito o dei colori quali dovranno candidarsi ad essere eletti, penso
alle primarie, per esempio, che hanno scelto il candidato sindaco all'Aquila, Massimo Cialente, si è sottoposto a primarie, pur essendo un sindaco scelto, ha vinto le primarie, ha vinto le elezioni comunali. Non è solo questo, secondo me. Le primarie convocano un altro pezzo di ragionamento che non viene affrontato, e cioè che cosa si fa dal primo giorno in cui un eletto è eletto all'ultimo giorno in cui si deve ricandidare. C'è quasi una vacatio per cui nessuno sa esattamente ciò che fa, ciò che dice, ciò che vota, cosa propone, cosa realizza. Allora le primarie non bastano a farla quella selezione della nuova classe dirigente. A franco delle primarie ci dovrebbero essere le primarie della valutazione, cioè del merito. Che cosa fa la classe dirigente che viene eletta nel momento in cui è chiamata a svolgere il ruolo, come dice sempre Luciano Alfonso, a questo straordinario privilegio di un tempo per il fare che non lo può esaurire, che non lo può sprecare. E se si pensa a questo, e se si dà forse il valore al senso di questo ragionamento, le primarie hanno cambiato veramente la politica. Si può immaginare che si facciano le primarie e poi i partiti rimangono esattamente come sono? Si può immaginare che si convocano i cittadini per scegliere il vertice del governo di un paese e poi fare finta che non accade nulla in termini di selezione delle idee, capacità di elaborazione, capacità di portare risultati per quanto riguarda i partiti che eleggono i rappresentanti nelle varie istituzioni? Non è più possibile, non è più pensabile. Per cui le primarie pongono a noi, in questo caso al Partito Democratico, ma credo a tutta la politica italiana, e permettetemi, non solo alla politica italiana, perché se vale questo principio che ci si rimette tutti sempre in discussione, cioè se vale il principio che l'antipolitica o l'antisistema, e sul sistema non ci sono solo i partiti, ci sono anche le altre organizzazioni della società, se però passa questo concetto che ci si rimette in discussione con lo strumento delle primarie per trovare il consenso per continuare a fare come è il caso di Cialente, o per iniziare a fare come nel caso di chi si candida la prima volta, bene, questo mette in discussione veramente tutto. Non solo i partiti, ma anche le altre organizzazioni. Si chiede alla politica di fare di più, si chiede alla politica di fare meglio, e se la politica fa di più e fa meglio, ha la voce e ha l'autorevolezza, non il chiacchiericcio, non il balbettio, di dire anche agli altri di fare di più e meglio, a partire dalla classe imprenditoriale, ai quali va chiesto, va affiancato, vanno aiutati, vanno messi nelle condizioni di continuare ad operare, però allo stesso tempo va chiesto loro di occuparsi di lavoro, di occuparsi di PIL, di occuparsi di produzione, di occuparsi di ricchezza, di occuparsi della luna e non del dito che indica la luna. Perché a volte in Italia e anche in questa regione, quando si ricostruisce che cosa accade nel palazzo della regione o che cosa accade nella vita reale della nostra regione, beh, io vedo molto spesso concentrarsi sul dito, far passare come risultati, risultati che non ci sono, a partire da questa, veramente, considerata come fatto eccezionale l'aver raggiunto un pareggio obbligatorio, burocratico, di bilancio sulla sanità che consentirà, udite udite, di restituire 6, 7, 8 euro a cittadino, a famiglie e imprese sulle prossime buste paga, e si fa passare l'abbattimento dell'addizionale IRPEF e IRAP come lo straordinario risultato che aspettava la regione Abruzzo, quando invece i dati del Cresa ieri, i dati di Banca d'Italia l'altro ieri fotografano una regione che non c'è più, che è scomparsa, che è smarrita. Quelle vallate che erano luogo di produzione e luogo di lavoro, la Val Vibrata, la Val Sinello, la Val di Foro, la Val Pescara, dove si sviluppò l'industria, dove si sviluppò il radicamento, dove si sviluppò l'autonomia economica di questa regione, non c'è più nulla di tutto questo. E si parla di 6-7 euro di abbattimento e l'inizio di portare un segnale, ma un segnale che non ha nulla a che fare con la possibilità di immaginare una regione che si rimetta in movimento, in cammino, che si alzi da questa condizione in cui essa si trova. Thank you.
Per questo quando penso alle primarie, penso proprio a questo, cioè al fatto che si debba rimettere sempre tutto in discussione, a partire dalla classe dirigente per poi passare alla verifica di ciò che si fa quando si sta lì dentro, per poi passare alla verifica di ciò che si propone, si dice. Qual è la proposta? Che dopo 4 anni, l'idea che dopo 4 anni di potere ad un governo regionale quasi coincidente con quello nazionale dello stesso segno e assolutamente coincidente con quello delle province, qual è il risultato? Qual è il simbolo di questa regione che si acquisisce? L'insabbiamento del porto di Pescara? Quello è il simbolo della regione che fa la capacità di non risolvere un problema? Oppure la situazione delle infrastrutture della nostra regione, dove in 4 anni non è stata realizzata neanche un'opera di infrastruttura? Oppure si ascrive come un risultato credibile il risanamento? E su questo concludo. Guardate, questa storia del risanamento è una storia che va salutata sempre con favore quando 2 più 2 tornano a fare 4 all'interno dei bilanci. Ma quando 2 più 2 tornano a fare 4 sulla pelle dei cittadini, non abbiamo fatto il risanamento, abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo aggredito i diritti dei cittadini. Ed è molto facile fare il pareggio di bilancio sulla vita delle persone. Quello che è accaduto in Abruzzo: ospedali chiusi, mobilità passiva, gente abruzzese che si va a curare fuori e soprattutto odiose liste di attesa. Un esempio su tutti: una media, una donna che si reca per una semplice mammografia, si sente dire dal CUP torna tra 1 anno, anche 2, diceva la signora, però hanno fatto il risanamento. Questo risanamento, questo tipo di risanamento, non è quello che abbiamo in mente noi, perché non si può fare il risanamento così, sapendo che tutto il resto, tutti gli altri rimangono indietro. Esatto, grazie professore. E le scelte selettive, cioè quello che Luciano D'Alfonso e Vale Conclusione ci ricorda sempre: l'agenda delle priorità. Che cosa viene prima? Che cosa viene prima? E noi non abbiamo dubbi, non per strappare un applauso, che viene prima la gente in carne ed ossa i suoi problemi, poi viene tutto il resto. C'è qualcuno che si occupa di banche, io mi vorrei occupare di gente che lavora, di gente che non lavora, di gente che ha problemi, di ragazzi che non possono più studiare. Se c'è una parola, una riflessione tra le tante, che diciamo mi ha fatto riflettere, che utilizzo nei miei ragionamenti e voglio utilizzare anche questa sera, che ha fatto Bersani nell'ultimo suo intervento, e lui si è concentrato su una parola, prendendo anche, diciamo, a spunto il fatto che Renzi più di una volta ci ha invitato a riaggiornare il vocabolario del centro-sinistra, e lui ha parlato della parola opportunità, a volte contrapponendola con la parola possibilità. In Italia e anche in questa regione non è che i ragazzi non si iscrivono più alle università, molto di meno rispetto a prima, perché non vogliono cogliere l'opportunità, forse perché non hanno più la possibilità di farlo. Se decine